Il prossimo 29 marzo i cittadini italiani saranno chiamati alle urne in occasione del referendum popolare confermativo sul taglio dei parlamentari, ma nessuno ne parla. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi su proposta del Presidente Giuseppe Conte. Le modifiche riguardano gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Si tratta di un referendum confermativo, quindi non serve quorum. Sarà sufficiente che il numero dei sì superi quello dei no, per confermare il testo della riforma costituzionale che limita il numero di parlamentari. Precisamente la norma ha ridotto i parlamentari abolendo 254 poltrone, stabilendo una composizione pari a 200 senatori e 400 deputati, decisione che porterà un risparmio di risorse pari forse a 100 milioni di euro all'anno. Chissà cosa si dice in piazza e se i cittadini sono d'accordo. No, assolutamente favorevole. Lo spreco della politica penso obiettivamente vada ridotto a favore magari del sociale, ecco, che ha tanti tagli e difficoltà. Super favorevole al taglio dei parlamentari. Perché? E perché sì, perché prendono troppa moneta e quindi qua c'è gente che purtroppo Non non arriva. arriva a fine mese, quindi da una parte va bene per il taglio dei parlamentari. Mo se sono vista di referendum. Sono d'accordissimo al taglio dei parlamentari, lo sono sempre stato, va benissimo, meglio di così non si può. Perché? Favorevole? Sono favorevole perché in Italia sono troppi e non hanno neanche gli uffici adeguati per svolgere la propria attività. Signore, favorevole o contrario? Sono favorevole Perché? all'abolizione. Non lo so perché, però mi fa piacere che ci stanno di meno a magnai in Parlamento. Perché favorevole? Perché non fanno il dovere loro. Tutto qua. Quindi meno parlamentare. Anche perché gli stipendi sono così alti che si dovrebbero ripensare su quello che ricevono.